chiamano la Course dans la Cité, un canale carosello di 100 giri di poco più di 3 km l'uno, che si svolge tutto sulle strade, sui viali, sul lungomare di Monte Carlo. Ogni casa del Principato si è trasformata in una tribuna gremita di gente arrivata da tutta Europa. Balza subito in testa il 28, una Maserati che, guidata dall'inglese Moss, rimane al primo posto sino al traguardo finale. Lo talona il 26, una Ferrari al cui volante è l'inglese Collins, che a metà gara però viene sostituito da Fangio. L'argentino si batte con audacia senza pari per riagguantare l'avversario. Riduce ad ogni giro il distacco, riesce a portarlo a soli 6 secondi, ma non riesce a riacciuffare la Maserati ed è costretto ad accontentarsi del secondo posto. Il difficile percorso, tutto curve, salite, impennate, discese insidiose, ha visto molti concorrenti finire fuori strada. Guidatore d'alta classe, il giovane Moss si avventa sui rettilinei verso il mare. In bocca velocissimo la dirittura del traguardo, arriva da trionfatore. Gli danno una coppa e 1 milione di franchi.